volta di quarantenni, da lunedì al via le prenotazioni delle vaccinazioni per 48-49, poi lungo la settimana la campagna toscana tiene ritmo, martedì confermato l'arrivo a Firenze e Siena del generale Figliuolo. Prezzi invariati in spiaggia, ma è polemica, il Codacons Toscana denuncia rincari negli stabilimenti per la prossima estate, i balneari della Versilia smentiscono e confermano i listini di 2 anni fa. La tassa di soggiorno rinviata al 2022, con delibera di giunta l'amministrazione di Forte dei Marmi ha rinviato di un anno la partenza dell'imposta, ci sono nuove misure fiscali per le aziende colpite dalla pandemia. Al magazzino è ancora protesta, al comitato non bastano le rassicurazioni di Gaia del comune di Camaiore sull'adeguamento del depuratore e pagano una perizia terza per valutare il progetto presentato. Il poker della Motto, la ginnastica di Viareggio per il 4º anno si laurea campione d'Italia fra gli allievi Gold Te, una conferma non solo in A1 ma anche nelle giovanili della ritmica. Buonasera, bentrovati, nuova edizione del TG Noi Versilia. Avete sentito le novità che riguardano la campagna vaccinale. Dalla prossima settimana il via alle prenotazioni per i quarantenni. Si parte con il primo biennio, lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Sentiamo il nostro servizio. Anche la Toscana apre alle vaccinazioni dei quarantenni. Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani. Partiremo, come dice la circolare del commissario straordinario all'emergenza Francesco Figliuolo, da lunedì con i 48-49enni, ha detto il governatore. Si prosegue dunque con la modalità di prenotazione per 2 classi di età per volta. Da lunedì 17 maggio ci sarà la riunione di giunta che approverà anche un atto per iniziare con la vaccinazione dei soggetti fragili a partire da mercoledì. Intanto, martedì della prossima settimana, il generale Figliuolo sarà in visita in Toscana. Voglio che si renda conto di come la regione stia seguendo le indicazioni della campagna vaccinale, come quella di aprire ai quarantenni, ha detto ancora Giani. Manca però ancora l'ufficialità sulla data. Precisa il governatore, la decideremo in una riunione tecnica, ma penso che proprio da lunedì apriremo a 2 anni degli over 40. Domani, sabato 15 maggio, sarà invece il turno dei nati negli anni 70 e 71, dei 51 e 50enni, che potranno richiedere la somministrazione del vaccino, prenotandola come sempre sul portale regionale. Con quest'ultimo biennio anagrafico in prenotazione da domani, l'intera fascia degli over 50 sarà a pieno regime di vaccinazione anti-Covid. Riguardo alle categorie più anziane, tra le quali la copertura non è ancora soddisfacente, si punta sull'aiuto dei medici di famiglia, ai quali è stata affidata tutta la campagna per gli over 80. L'idea è quella di permettere ai loro assistiti di prenotare la vaccinazione nei loro ambulatori attraverso il portale regionale. Dicevamo gli over 40 e nel tardo pomeriggio sono arrivate le date per appunto tutte le fasce di età dei quarantenni, la vediamo in questa infografica diffusa dalla Presidenza della Regione. Dicevamo da lunedì 17 i nati nel 72-73, poi a scorrere, poi c'è anche la parentesi dei fragili per il 18 maggio e si arriva fino alla fine della prossima settimana, in sostanza il 21 maggio ai quarantenni 80-81 date di nascita e dunque si chiude anche questo decennio. Si parte in realtà con questa settimana e poi chiaramente le prenotazioni andranno avanti, ma segna l'ingresso nella campagna vaccinale anche dei quarantenni, dunque di età anagrafica più bassa. Veniamo ora ai numeri invece del contagio con la curva epidemiologica sulla Toscana e provincia di Lucca. 529 nuovi contagi oggi in Toscana, un tasso di positività che torna a scendere, siamo al 2,3%, numeri in calo ancora costante per i posti letto Covid, 48 in meno in tutto, di questi 5 sono in terapia intensiva, 17 sono purtroppo i decessi che vengono anche oggi attribuiti al Covid-19. Provincia di Lucca, i numeri ci mostrano dati contenuti, 24 in tutta la provincia, 13 sulla piana, 0 sulla valle, in Versilia sono 11, divisi così, 7 a Camaiore, 2 a Pietrasanta e 2 a Viareggio. Altro numero che vi leggo è quello dell'ospedale Versilia, con un sensibile calo di posti letto occupati, si scende a 58 ricoverati, ricordiamo che siamo arrivati alla punta a metà aprile di quasi 120, e 5 sono in terapia intensiva, si riduce anche il numero dei pazienti gravi.
Cambiamo argomento, veniamo adesso al caso politico che tiene banco in queste ore a Pietrasanta, con al centro delle polemiche la vice sindaca Elisa Bartoli. È stata ritirata la mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore all'ambiente di Pietrasanta per la mancata partecipazione all'assegnazione della bandiera blu da parte del comune. La mozione annunciata mercoledì pomeriggio non è stata protocollata dopo le dichiarazioni fatte dalla Bartoli in diretta a Noi TV a Botte Risposta, quando ha affermato che anche il sindaco Alberto Giovannetti era informato della decisione di rinunciare alla bandiera blu. Alla luce delle dichiarazioni della Bartoli su Noi TV, spiega il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che aveva annunciato la mozione, Giulio Battaglini, dove ha dichiarato che anche il sindaco sapeva: abbiamo ritenuto opportuno trasformare la mozione in un'interrogazione che è già stata messa all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale che si terrà venerdì 21 maggio. Aspettiamo le parole del sindaco e poi valuteremo cosa fare, così ha detto il consigliere di Fratelli d'Italia, gruppo di maggioranza, che però ha appunto presentato la mozione contro la vice sindaca, una mossa che apparentemente raffredda per adesso questa crisi politica in giunta a Pietrasanta. Dalla bandiera blu alle spiagge della Versilia, la polemica del giorno è sui prezzi, quella che è stata avanzata dal Codacons, che lancia un allarme sui rincari che però, dicono le categorie versiliesi, non ci saranno qua sulla riviera. Sentiamo. Diversi stabilimenti balneari in Versilia hanno già aperto, nonostante i capricci del meteo, ma il 15 maggio resta la data simbolo di apertura della stagione estiva indicata dal governo. E alla vigilia della partenza il Codacons Toscana lancia l'allarme prezzi. La riapertura di lidi e piscine, spiega il presidente Carlo Rienzi, potrebbe essere accompagnata da rincari, non solo per ombrelloni, lettini e abbonamenti, ma anche per i servizi offerti dalle strutture balneari. Il Codacons afferma di avere già ricevuto lamentele dai consumatori toscani. Ma gli operatori turistici della Versilia smentiscono con forza il cosiddetto caro ombrellone. Le tariffe rimarranno invariate anche quest'anno, dichiara il presidente dei balneari di Viareggio, Pietro Guardi. Anche lo scorso anno, prosegue, malgrado i costi aggiuntivi per le sanificazioni e l'adeguamento ai protocolli, le tariffe non subirono variazioni. Lo conferma anche il numero uno dei balneari di Lido di Camaiore, Marco Daddio. Sui prezzi le associazioni balneari quest'anno hanno dato le stesse indicazioni degli anni passati, cioè quelli di non ritoccare in assoluto le tariffe, cercare di mantenere i prezzi dell'epoca pre-Covid. Quindi onestamente mi sembrano semplicemente discussioni, piccoli temi da affrontare, che chiaramente fanno sì che si parli della Versilia sempre con questo tono dispregiativo, tra virgolette. Listini bloccati dunque per la prossima estate in una Versilia che sconta la fama di essere una località costosa, alimentata soprattutto dai tanti stabilimenti esclusivi o di fascia alta. Ma non è tutto oro. La Versilia offre ombrelloni e potenzialità per tutte le tasche. Ci sono ombrelloni che si parte da un minimo di 25 euro già corredati di lettino fino ad un massimo di cifre nettamente più alte, ma queste dipendono esclusivamente dai tipi di servizi che si danno ai propri clienti. È normale che se io prendo una tenda con servizio di biancheria, di asciugamani, tenda, cabina con doccia, accesso alle piscine, chiaramente i prezzi aumentano, e come è normale che sia. Si può venire al mare con la Panda, ma si può venire al mare anche con la Ferrari. E a Forte dei Marmi invece viene rinviata al prossimo anno, al 2022, la tassa di soggiorno. Lo afferma l'amministrazione in una nota che ha approvato, una delibera di indirizzo di giunta con la quale si stabilisce il rinvio dell'applicazione dell'imposta di soggiorno al 2022. La decorrenza, per l'esattezza, è il 1 giugno 2022. È rinviata anche la tassa sui rifiuti e il canone unico al 30 settembre 2021. E poi è stato dato indirizzo agli uffici di valutare prioritariamente altri utilizzi dell'uso dell'avanzo di amministrazione proprio a sostegno di cittadini e imprese. Lo sottolinea anche l'assessore alle finanze Andrea Mazzoni. Anche sull'utilizzo dell'avanzo di bilancio la linea di priorità sarà quella del sostegno a cittadini e imprese, ma per il turismo appunto il dato più importante è il rinvio dell'imposta di soggiorno di un altro anno, 2022. Parliamo adesso invece della situazione della balneazione e dei depuratori. Ne abbiamo parlato mercoledì sera in diretta a Botte Risposta, ma le risposte date da Gaia e dal Comune di Camaiore non sono bastate al Comitato del Magazzeno a Lido di Camaiore. Sentiamo perché. La quantità, la portata delle acque che attualmente vengono conferite all'impianto di depurazione di Camaiore saranno le medesime dopo i lavori di efficientamento. Per cui non è un potenziamento, è un efficientamento.
Queste le rassicurazioni di Gaia sugli interventi in programma al depuratore di Lido di Camaiore, ma quanto dichiarato nel corso dell'ultima puntata di Botta e Risposta su Noi TV non tranquillizza affatto i residenti riuniti nel comitato magazzeno, che non mollano e vogliono andare a fondo sul progetto presentato da Gaia e dal Comune. Noi auspichiamo che il Comune di Camaiore prenda dei provvedimenti almeno con un consulente di controparte che chiaramente dovrebbe in maniera obiettiva analizzare tutte le proposte di Gaia e non continuare come sta facendo in maniera prole a seguire quello che dicono i vari tecnici di Gaia, che poi alla fine non portano a nulla, non hanno mai portato a nulla. Se prendiamo le relazioni di Gaia, è Gaia stessa che ci narra tutte le insufficienze di questo impianto, quindi i lavori fatti precedentemente hanno portato a delle problematiche, non a delle soluzioni. Stiamo già raccogliendo dei fondi e da qui si capisce anche l'interesse delle persone che si stanno mettendo le mani in tasca, e abbiamo già raccolto quasi 2.000 euro per poter chiedere un parere di un tecnico indipendente, proprio una persona che sia completamente fuori da ogni gioco, per dare un parere. Sull'ipotesi di delocalizzare l'impianto in una zona meno abitata era stato il sindaco Alessandro Del Dotto ad intervenire, spiegando che è sì previsto dal piano operativo comunale, ma che occorrono tempi molto lunghi e costi elevati, con inevitabili rincari nella bolletta di Gaia. Ma il comitato porta esempi da altre regioni. Abbiamo preso dei contatti con degli assessori che per la regione Umbria sono riusciti a far realizzare dei depuratori nuovi finanziati al 95% dalla Comunità Europea. Siccome si parla del 2018, non si parla di eventi temporali molto distanti, vuol dire che è una possibilità comunque percorribile, organizzandosi nella giusta maniera e presentando i giusti progetti, ovviamente. A Torre del Lago invece arrivano nuove fognature. Il via libera è arrivato dalla Giunta nell'ultima seduta. Sentiamo. Una buona notizia per i cittadini di Torre del Lago. La Giunta Comunale ha approvato oggi il progetto esecutivo e indetta la gara per la realizzazione di una nuova rete fognaria in alcune zone comprese tra la via Aurelia e il Massaciuccoli a Torre del Lago. Prosegue così il lavoro dell'amministrazione viareggina, che realizza infrastrutture necessarie per il territorio e per i cittadini. In modo particolare andiamo a completare quello che avevamo già iniziato l'anno scorso con la realizzazione di tutta la rete di fognatura bianca di via Rondine e di via Cavallotti, sempre andando in continuità col progetto e andando questa volta a coprire buona parte delle strade che insistono su quell'area, in modo particolare via Colombo, via Gotica, via Magellano, via Verrazzano, via Lazzeri, via Illica e via Bohème. È un progetto appunto da 500.000 di euro che andiamo a mettere in gara per iniziare i lavori in autunno e poterli concludere, speriamo, entro la fine dell'anno. È un investimento estremamente importante che appunto dovrà servire a garantire anche in futuro che tutta quell'area possa non essere più soggetta ad allagamenti in caso anche di eventi meteorologici. Infatti il motivo per cui questo avveniva era appunto che tutte queste strade erano completamente sprovviste di rete di fognatura bianca legata appunto allo scolo delle acque chiare. Avere un adeguato sistema di smaltimento della fognatura bianca contribuirà ad una migliore gestione delle acque piovane, integrandosi con gli interventi già realizzati nella stessa area per la riduzione del rischio idrico e idrogeologico. Si è spostata a Viareggio la protesta del PCA di Pietrasanta. Gli operatori del gruppo, che da oltre 40 anni gestiscono il servizio di assistenza ai tossicodipendenti, hanno svolto un presidio simbolico fuori dall'ex ospedale Tabarracci, presidio sanitario cittadino, per sensibilizzare sulla chiusura, sulla sospensione del servizio scattata il 1° di aprile. Ancora silenzio dalla ASL, riferiscono gli operatori, un silenzio imbarazzante. Prendiamo atto che all'azienda non sembra interessare la salute dei cittadini. Da più di un mese della sospensione non ci sono novità infatti sul bando che era stato annunciato per riassegnare il servizio. Dure accuse anche al sindaco di Pietrasanta Giovannette, la vice sindaca Bartoli, sono alle prese con Tigli, bandiere blu, ma del PCA interesse zero, nonostante i progetti annunciati. E questa è l'ennesima protesta. Torneranno poi a presidiare l'ingresso di Villa Perger, sede amministrativa versiliese della ASL, dunque una battaglia che va ancora avanti. Parliamo di cultura in vista di una ripresa post pandemia, ma anche in vista di una candidatura di Viareggio a città e capitale della cultura 2024. Arrivano nuove risorse per la Fondazione Festival Puccini.
La pandemia Covid-19 e la sospensione delle attività di spettacolo e sociali hanno avuto conseguenze profondissime in tutto il nostro paese. Le graduali riaperture stanno riattivando teatri, imprese e processi sociali e puntare sul rilancio della cultura, sostenendola economicamente, è una delle maggiori attenzioni dell'amministrazione di Regina. È di oggi la notizia che la Giunta Comunale ha approvato, aumentandolo, il fondo di dotazione per sostenere la Fondazione Festival Pucciniano. Ma abbiamo fatto un percorso con la Fondazione Carnevale, aumentando il fondo di dotazione alcuni mesi fa di 300.000 euro e così facciamo fra qualche settimana anche per la Fondazione Pucciniano, cioè incrementiamo il fondo di dotazione di 300.000 euro. È una pratica che è passata di giunti e andrà in Consiglio Comunale a breve. Lo facciamo perché noi contiamo molto sulle nostre due fondazioni culturali, soprattutto in previsione del percorso che abbiamo iniziato sulla richiesta di candidatura per Capitale della Cultura nel 2024, e assieme alle fondazioni culturali noi vogliamo rendere più solide anche nel prossimo futuro anche tutte le altre strutture culturali che abbiamo a Viareggio. È un percorso che abbiamo preparato da tempo e che ora una cosa alla volta, diciamo, comincia a concretizzarsi, e ora tocca al Pucciniano. E adesso invece andiamo ancora a parlarvi di cultura, o meglio ad anticipare quella che sarà l'edizione 2021 del Premio Letterario Carducci, 65esima edizione. Sono già 70 le opere poetiche in concorso per il Premio Internazionale Giosuè Carducci. Sono questi gli ultimi giorni per iscriversi all'edizione numero 65 del prestigioso riconoscimento letterario promosso dal Comune di Pietrasanta. Il concorso è riservato agli autori di un'opera edita in lingua italiana pubblicata dopo il 1 gennaio 2020. Le opere da candidare devono essere inviate in 6 copie dalle case editrici o direttamente dagli stessi autori. La giuria, presieduta da Ilaria Cipriani, selezionerà 3 opere finaliste tra quelle inviate e tra queste la vincitrice assoluta. Confermata la cerimonia di premiazione finale in Piazza Duomo il 27 luglio, con appendice il mattino presso la casa natale del poeta nel borgo di Val di Castello Carducci. Io vorrei rinnovare quest'anno, in qualità di presidente del premio che si avvicina, che il 27 luglio arriverà presto, l'invito a tutti gli amatori della poesia, poeti, dilettanti o meno, a partecipare a questa sezione che l'anno scorso era stata dedicata al Covid, con tutto lo scombussolamento emotivo e interiore che aveva provocato, e quest'anno mi auguro, come buon auspicio, che possa invece essere dedicata alla rinascita. Adesso invece andiamo a Camaiore. Anche il comune di Camaiore ambisce a diventare città senza barriere. Sentiamo. Senza barriere, la app che punta a mappare l'accessibilità delle nostre città arriva anche a Camaiore, dopo Lucca, dove è nata nel 2017, e dopo l'approdo a Viareggio inizio anno, da lunedì 17 maggio partirà la mappatura delle attività camaioresi, alla scoperta dei luoghi accessibili a tutti. Saranno ancora una volta gli studenti delle scuole superiori, impegnati nel percorso di alternanza scuola-lavoro, a fare ricognizione fra negozi, uffici pubblici, ristoranti, hotel e piazze, per poi riportare sulla app i luoghi accessibili e quelli invece che non lo sono ancora per portatori di handicap. Siamo arrivati in Versilia passando da Viareggio e oggi siamo qua a Camaiore, quindi ottimo risultato, perché abbiamo già inserito circa 700 attività di vario genere, e ci auguriamo che Camaiore ci accolga come ci ha accolto l'amministrazione, quindi mappare più esercizi possibili. A Viareggio com'è andata? È andata un po' lì, mancata un po' di comunicazione, quindi molti esercizi non avevano ben chiara il progetto e quindi c'è stata un po' meno adesione. Un servizio utile non solo per i disabili ma anche per i genitori con carrozzine e passeggini, e un'opportunità per le stesse attività aderenti. Un progetto, diciamo così, di civiltà, quindi ha un grandissimo valore, perché finalmente riusciamo a dare una mappatura dei servizi, una mappatura di servizi, ma per tutti i cittadini. Questo è importante dire, non è soltanto per la disabilità, è per il cittadino con il suo bisogno specifico.
Probabilmente anche un nuovo modo di fare promozione al territorio, unendo appunto la possibilità di comprendere quali servizi abbiamo nelle nostre aree. Facciamo una brevissima pausa, fra poco di nuovo insieme con le notizie sportive del telegiornale. Di nuovo insieme, ben ritrovati. La pagina sportiva si apre con il ritorno dopo tantissimi anni al ciocco del Mondiale Master di Mountain Bike, un ritorno attesissimo da tutti gli appassionati, da un territorio intero. La presentazione è stata a Firenze, nella sede della regione. Sentiamo Guido Casotti. È stata la bellissima Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi, con i suoi magnifici affreschi, ad ospitare la presentazione ufficiale del campionato del mondo di Mountain Bike Master, ovvero atleti over 35, in programma al Ciocco sabato 25 settembre, tra poco più di 4 mesi. L'evento, di straordinaria importanza per la Toscana, è stato presentato venerdì in anteprima assoluta. Un video, curato dal responsabile comunicazione del Ciocco Alessandro Stefani, ha fatto da preludio ai vari interventi. A fare gli onori di casa il presidente della regione Eugenio Giani, che ha ribadito la volontà della Toscana di porre lo sport e il ciclismo in particolare all'apice dell'interesse e della volontà di promuovere il territorio e il turismo. Per la proprietà del Ciocco, che nel lontano 1991, 30 anni fa, ospitò il primo mondiale di mountain bike in Europa, il senatore Andrea Marcucci e Marialina Marcucci. Il Ciocco alla bicicletta, nonostante siamo tutto in salita, sono stati un connubio da tantissimi anni. In Giro d'Italia negli anni 70-80, il mountain bike negli anni 90, e oggi torniamo in un'epoca completamente nuova, un Ciocco nuovo e biciclette straordinarie, atleti meravigliosi. Emozionante, ma anche molto promettente, non solo per il Ciocco ma per tutta la valle, sia la Valle del Serchio che la Garfagnana, e alla fine la Toscana sta puntando tutta sul ciclismo. Questo evento l'aiuterà a farsi promozione nel mondo. Si sono succeduti poi altri interventi, tra i quali l'amministratore delegato del Ciocco Andrea Barbuti, che ha rilevato quanto l'aspetto sportivo e turistico si uniscano in modo vincente. Il presidente del Comitato Toscano della Federazione Ciclistica, Saverio Metti, e Marco Calamari, che curò l'organizzazione di quel primo mondiale e che ha ricordato la figura di Guelfo Marcucci. Per quanto concerne l'aspetto tecnico, gli atleti si misureranno su un circuito di circa 33 km, da ripetere 2 volte per la distanza più lunga e che ha i connotati del tracciato tecnico e molto duro. In collegamento streaming intervenuto in qualità di testimonial il campione italiano di mountain bike Marco Aurelio Fontana, che ha evidenziato il ruolo primario del Ciocco nel mondo delle due ruote. Valerio Barsella è invece responsabile dell'organizzazione dell'evento iridato. È un enorme piacere essere qui a presentare questa manifestazione, che sarà niente di che il festeggiamento dei 30 anni della partenza del mondo delle due ruote al Ciocco, con il primo mondiale svoltosi in Europa per il downhill. Una manifestazione che festeggia questi 30 anni, e non solo, sarà, come è stato per il 91, una prima mondiale, perché sarà la prima mondiale della sezione amatori, quindi diciamo che sarà un mondiale veramente atteso da tutti. Ancora un titolo nazionale per la ginnastica Motto di Viareggio, sentiamo Roy Lepore. La società ginnastica Moto di Viareggio ha terminato il campionato giovanile allieve della stagione 2021 con un titolo italiano in Gold 3 e un quinto posto in Gold 1 di ginnastica ritmica. La squadra campione d'Italia è formata da Francesca Corti, Siria Pastacardi, Melissa Musacci, Emily Puccinelli, Sveva Raffanelli. Ha terminato in battuta in Italia dopo il titolo regionale, ha conquistato quello italiano. Arrivare alla finale nazionale con 2 squadre vincitrici del titolo regionale ha portato sicuramente autostima, ma anche molta attenzione e allenamento per dimostrarsi all'altezza dei vertici nazionali. Il periodo difficile, con un districarsi tra tamponi e quarantene, non ha aiutato e ha portato un valore aggiunto al titolo conquistato. Il lavoro giovanile svolto al fianco del Centro Tecnico Federale, organizzato in Accademia di Ginnastica dall'anno 2020-2021, ha portato quindi i suoi frutti. La società ringrazia lo staff tecnico, composto da Francesca Cupisti, Silvia Nicolini, Martina Schepis, diretto da Donatella Lazzari, il fisioterapista Matteo Nicolini e tutto lo staff del settore giovanile, Assunta Cinquini, Oxara Cosas, Alessia Martinelli, Francesca D'Amino, Gabriele Mattei, Luciana De Santis, per l'enorme passione e professionalità che portano tutti i giorni in palestra. L'Hockey Pista adesso, il punto sui playoff scudetto in A1 e A2, sentiamo.
Sabato in programma gara 1 al meglio delle 5 della semifinale scudetto di Serie 1 di hockey su pista tra il Bassano e il Lodi, allenate da due tecnici Forte Marmini che hanno allenato anche i rossoblù, Roberto Crudelli e Pierluigi Bresciani. E questo è anche un aspetto che aumenta l'interesse del confronto, che è interessante anche dal punto di vista tecnico. Per i playoff di Serie 2, gara di ritorno dei quarti fra il Roller Bassano e l'Hockey Matera e Forte dei Marmi Montecchio Precalcino, con i rossoblù in svantaggio di 4 gol. Sabato 22 a Vercelli sono in programma le semifinali, dove è di scena anche il Centro Giovani Calciatori, che è rimasto fermo per diverse settimane ma che è stato preparato al meglio dal tecnico Massimo Mariotti per raggiungere questo obiettivo importante della promozione in Serie A1. E a tal proposito il presidente Alessandro Palagi ha confermato che la squadra sarà iscritta regolarmente. Intanto la società bianconera ha costituito una joint venture con l'Atletico Viareggio per la promozione del calcio, nello stesso tempo per sviluppare anche meglio l'atletica leggera quando sarà riaperto lo stadio di Pini, il pattinaggio artistico, oltre ovviamente l'hockey su pista. Breve pausa, fra poco di nuovo insieme la terza parte del telegiornale. Ben ritrovati, non ci sono aggiornamenti di cronaca, veniamo alla rubrica degli auguri. Questa sera gli auguri vanno a Alessandra Fornaciare di Camaiore, compie 25 anni. Auguri dal figlio, il piccolo Leonardo, dalla mamma Cinzia, dal papà Giuseppe, dai fratelli Eleonora e Alessandro e dai nipotini Valentina e Federico. È tutto per questa edizione, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.